Allora, alla faccia di chi dice che il governo divide, invece questa volta abbiamo veramente la rappresentazione del fatto che il governo unisce. Qui a fianco a me, ma li conoscete tutti, Ezio Galli, presidente della FME, e Corrado Pizzi, direttore generale di Angaisa. Tutto giusto finora? Benissimo, siamo nella sede della FME e quello che volevo dire, cioè il governo unisce, è il fatto che per la prima volta questi signori si sono conosciuti. Credo che non vi conosceste di persona. Benissimo, e quindi già un dato positivo lo possiamo archiviare. Vabbè, prima di entrare nel quid della vicenda, però vorrei, mi incuriosisse sapere, visto che vi siete conosciuti, vi siete presentati, ognuno ha detto quello che fa, capire quello che avete apprezzato l'uno dell'altro, non personalmente, ma come federazione e come associazione. Allora Ezio, cominci tu a dirmi cosa hai scoperto oggi di Angaisa. Certo, infatti è stato quello che diremo, è stato un'ottima occasione per avere la possibilità di conoscere Corrado. Io Angaisa l'ho sempre sentita, ma non ho mai avuto occasione di parlarci, quindi questo è stato proprio il primo incontro. Sicuramente abbiamo delle finalità comuni, ognuno nel proprio settore, e questo potrebbe essere un punto di inizio per magari scambiarci delle idee, delle cose che possono essere poi ognuno portate nel proprio settore e andare avanti. Non dimentichiamo che però il nostro settore sta guardando un po' verso... E questo, e qui volevo arrivare, perché fra un po' qualche socio tuo, Ezio, potrebbe diventare socio anche di Corrado. Benissimo, Corrado, allora dimmi tu. Non so se la cosa ci deve rendere felici. fatti vostri. Ma come sempre pensiamo che ci siano... Io sono ottimista di natura, quindi vedo delle opportunità e certamente, come diceva il Presidente Galli, mi fa piacere essere qui ed è un dialogo che vogliamo consolidare e portare avanti anche in futuro. L'occasione del confronto è effettivamente, e tu lanciavi la provocazione all'inizio, Giancarlo, è maturata dall'attuazione del decreto crescita, del ormai famigerato articolo 10, con lo sconto in fattura e la conseguente possibilità di cedere il credito, che sta mettendo in difficoltà e potenzialmente potrebbe mettere in estrema difficoltà tanti operatori della nostra filiera, a partire dagli installatori artigiani e poi anche a monte, i distributori e i nostri sono molto preoccupati, ma non solo i nostri. Ti interrompo un attimo, Corrado, scusa. Questo provvedimento intanto appartiene al precedente governo, anche se non è cambiato il capo del governo. Certo. Ecco, che avvisaglie, ammesso che ci siano, avete del fatto che anche questo governo confermerà quello che è stato deciso? Ma allora, diciamo, la premessa è questa. Già si erano mosse diverse associazioni di categoria, federazioni di categoria, prima della pausa estiva, e ancora questa è un'azione in corso d'opera, è un'azione di contrasto al provvedimento, un'azione che talvolta con sfumature diverse vorrebbe portare all'abrogazione dell'articolo 10, perché riteniamo, pensiamo legittimamente, che per come è stato congegnato questo meccanismo rischia di mettere in fortissima difficoltà, di mettere in grandissima difficoltà gli operatori del settore, piccoli o anche medio piccoli. Insomma, il fatto di operare un sconto immediato in fattura, sappiamo che lo sconto in fattura è legato alle detrazioni fiscali, ecobonus e sisma bonus, quindi il privato che ne ha diritto può richiedere un analogo sconto, anziché avvalersi delle detrazioni fiscali, sconto in fattura a chi effettua i lavori. Chi effettua i lavori ha la facoltà di cedere questo importo a chi lo precede nella filiera, e quindi parliamo normalmente della distribuzione. Allora, questo meccanismo finanziariamente possono permettersi di sopportarlo e di gestirlo pochissimi operatori. Ovviamente pensiamo tutti, come abbiamo pensato tutti, innanzitutto alle multi utilities.
ed è per questo, e rispondo, voglio rispondere alla tua domanda, sono stato un attimo lungo, ma per richiamare a chi fosse perso qualche puntata, sì. Anche la cronologia degli eventi. Quando è diventato, c'è stato il provvedimento di attuazione dell'Agenzia di Entrate, ed eravamo oramai a fine luglio, ci siamo ritrovati sul tavolo un mostro impazzito che non sappiamo ancora bene come potremo domare, gestire, eccetera. Certamente del nuovo governo con il PD fanno parte esponenti politici che si erano schierati pubblicamente contro il provvedimento prima della pausa estiva. Vogliamo riportare sul tavolo di questi signori, ma anche insomma della compagine governativa nel suo complesso, la forte richiesta di neutralizzare il provvedimento con la prossima legge di bilancio. Stiamo dialogando con gli amici di FME, con CNA, con Fartigianato, con anche alcune associazioni del comparto produttivo. È chiaro che non sappiamo in questo momento quali potranno essere le tempistiche. Allora, chiedo a tutti e due, dai vostri associati, dai vostri federati che siano, che segnali avete avuto in questi mesi di preoccupazione? Cosa è successo? Che rimandi avete avuto? Allora, noi abbiamo avuto, probabilmente siamo stati un po' meno coinvolti rispetto a loro, che hanno avuto un coinvolgimento probabilmente più immediato, perché banalmente mi viene in mente, io prendo l'esempio della caldaia, uno dice cambio la caldaia perché faccio efficientamento energetico e va già lì. Sull'impianto elettrico l'efficientamento energetico è un pelino più complesso, chiamiamolo così. Banalmente uno potrebbe dire cambio tutte le lampade di casa e le metto a LED e faccio efficientamento energetico, quindi non è che noi siamo esclusi da questa situazione. Siamo in questo momento, non c'è ancora un forte ritorno per cui noi, oddio, adesso cosa facciamo? Però qualche socio nostro ha già cominciato a chiedere in federazione, ma ragazzi, che cosa facciamo noi come FME? Quindi oggi la risposta che do, intanto uso il tuo metodo, ma poi arriverà anche una comunicazione ai nostri soci, dove evidentemente FME si affianca totalmente a quelle che sono le iniziative che Angaisa, CNA stanno portando avanti per far sì di arrivare veramente ad eliminare questo tipo di provvedimento che ritengo, come al solito, poco logico, perché non ha senso che tu Stato vuoi dare dei benefici ai tuoi cittadini e fai gravare questa cosa a chi? Ad altri cittadini, che sono gli imprenditori, che devono sobbarcarsi in 5 anni l'onere di una tale cosa. Mi sembra una Dal mondo ITS invece che segnali abbiamo? I segnali sono di preoccupazione indubbiamente, e la preoccupazione è legata agli effetti distorsivi che si producono sul mercato, no? Nel senso che da una parte prima è arrivato il provvedimento, il decreto crescita, a quel punto anche i media hanno cominciato a dare notizia che si poteva ottenere lo sconto in fattura, però intanto il provvedimento non poteva essere applicato perché mancava il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Questo provvedimento arriva praticamente a ridosso della pausa estiva, 30 luglio, cerchiamo tutti, a questo punto ci siamo messi nella condizione di cercare di decodificare il provvedimento dal punto di vista anche tecnico fiscale, ma il provvedimento peraltro non risponde a tutte le domande, a tutte le zone d'ombra, e ancora oggi ci sono gli interrogativi che sono rimasti sul tavolo. E a questo punto il tema è: se arriva per i nostri distributori, se devo far fronte a delle richieste di cessione del credito, come funziona il meccanismo e come mi devo tutelare? Anche perché non è detto che poi, per come è congegnato attualmente, l'applicazione dello sconto di fattura e la successiva cessione del credito possano sempre essere, come dire, fatte in punta di diritto, sicuri che all'origine c'è un'effettiva, esistono gli effettivi presupposti che dovrebbero mettere in moto tutto il meccanismo. Allora, quindi effetti di confusione del mercato, difficoltà, preoccupazione di gestire correttamente la clientela, dando comunque come minimo un servizio informativo alla clientela. Poi mi dai l'occasione per sottolineare un aspetto in cui magari poi il Presidente Galli dirà anche lui ovviamente cosa ne pensa.
un aspetto su cui talvolta ci possono essere equivoci. Allora, noi come associazione ci siamo mossi, pensiamo tempestivamente, siamo scesi in campo a fianco di altre organizzazioni perché abbiamo ritenuto di potere e dovere avviare un'azione di tutela della categoria ma anche della filiera, ritenendo che nella stragrande maggioranza i nostri associati non avessero particolari benefici da portare a casa da questo provvedimento, che anzi rischiava fortemente di privilegiare altri canali, altri operatori. Detto questo, l'associazione è certamente un'associazione che vuole rappresentare, deve rappresentare una categoria, la parte, mi piacerebbe dire, la parte più sana e qualificata di una categoria, ma che certamente non ha le armi, ma anche se le avesse non le potrebbe usare, per vincolare i propri aderenti a comportamenti di un tipo anziché dell'altro. Noi siamo impegnati a dare informazioni, a prendere una linea che deve essere nell'interesse del maggior numero di aziende possibile. Ma difatti tu hai anticipato, ti devo sgridare una mia domanda, perché io volevo capire, essendo che voi avete associati dalle centinaia di milioni, sono a miliardo, ai piccolini, se perché poi c'è chi non patisce le botte, volevo capire se tutti quanti fanno fronte su questa vicenda oppure allora, come credono. Allora una parola sì. Mezza prima che sì. Lasciare la parola al Presidente Galli. Ma certo, Giancarlo, è nella natura delle cose che sia così. È chiaro che talvolta noi potremmo anche auspicare, augurarci, come dire, una presa di posizione anche poi nel concreto, però non mi sento assolutamente, come segretario generale di Angasa, di sollevare obiezioni di principio, come mai abbiamo fatto nei confronti di nessun tipo di azienda, per comportamenti o strategie commerciali che nelle contingenze di fasi complesse, confuse, eccetera, possono portare a scelte prese legittimamente in piena autonomia, ma che comunque non leggerei comunque come critica o forte stonatura nei confronti, come dire, dell'azione sindacale che noi abbiamo promosso, certo, e continueremo a portare avanti. Ezio. Ma allora noi sicuramente ci siamo mossi tra virgolette un po' in ritardo, sì. lo ammetto, magari anche una mia mancanza, però forse dovuta al fatto che effettivamente, come ho detto prima, se adesso sentiamo il problema ma non lo viviamo ancora in maniera così diretta come forse lo vive più la loro filiera. Per questo ho chiesto e ringrazio Angaisa che ci ha dato l'opportunità di sederci intorno a un tavolo, di fare un po' più di chiarezza tra di noi, ed è per quello che ribadisco la nostra piena disponibilità a continuare affiancati a loro in questo tipo, passatemi il termine, di battaglia. Sicuramente io ritengo che questo tipo di provvedimento, ritengo che qui l'antitrust, se ha voglia, ha da dire la sua, perché una situazione del genere può solo privilegiare quello che il dottor Pizzi ha detto, sono tutti utility, perché sono grandi aziende, grandi dove evidentemente se devo combattere, cioè io dovrei rinunciare a questo tipo di accesso a questo mercato perché finanziariamente non riesco a stare in piedi, e loro ci accedono. Non mi sembra una questione che stia in termini di concorrenza o di antitrust. Quindi ritengo che il muoversi in quella direzione sarà anche abbastanza importante. Bene, Angaisa si è già mosso da tempo su questa vicenda, avete fatto anche dei comunicati congiunti, mi pare, con altre associazioni, credo, no? Certo. Come ha sottolineato Galli, loro arrivano adesso sostanzialmente. Ecco, ma da questo momento in poi che cosa pensate di fare insieme? Quali saranno i prossimi passi? Ma allora, per quanto riguarda il confronto che abbiamo avuto col Presidente Galli, che è sicuramente costruttivo, certamente proseguirà, lo consolideremo. L'idea è quella, intanto, visto che apparteniamo entrambi a Confcommercio e anche perché altre realtà della filiera, cito Federcomatet ad esempio, il distributore dei materiali per l'edilizia, ci hanno interpellato e anche loro sono motivati a scendere in campo pubblicamente per cercare, come dicevo prima, di
arrivare all'abrogazione di questo provvedimento, l'idea è quella di muoverci insieme per farci rappresentare dal presidente di Confcommercio Sangalli affinché insieme ovviamente agli amici degli installatori artigiani riusciamo ad arrivare con forza sui tavoli che contano. Ecco, questo è alla fine da soli noi di sicuro. Ecco, perdonando la domanda da falso ignorante, immagino che il governo non agisca soltanto per far dispetto a qualcuno, ma che eventuali provvedimenti magari siano stati fatti con l'obiettivo di far del bene a qualcun altro. Tu hai parlato di abrogazione, quale potrebbe essere la modifica o la via sulla quale incontrarvi? Perché non penso che il governo, anche perché la parte più importante del governo è rimasta tra l'altro, e non penso si rimangeranno tutto, ma magari si può trovare un punto che può far meno che può essere meno scomodo a entrambi. Ma io credo, adesso io sono abbastanza ignorante sulla questione, però ritengo che la più grossa, intanto prima cosa deve essere chiara che se io azienda mi prendo questo credito d'imposta devo avere tutte le garanzie che questo credito d'imposta sia certificato, quindi mi devono dire come me lo certificano questo credito d'imposta, perché se si presenta qualcuno a casa mia che mi dice vuoi lo sconto in fattura, ok, sulla base di che cosa me lo chiedi, quindi qualcosa che definisca, e in questo momento mi sembra sia ancora abbastanza fumosa questa cosa. Seconda cosa, banalmente, se devo io fare l'anticipo di tutto, va bene, o io lo posso cedere a mia volta a monte, perché si sono fermati da noi, alle industrie non ci sono arrivati, alle banche, le banche la capacità finanziaria perché ce ne abbiano ben diversamente dalla nostra, quindi perché non posso cederlo io alle banche allora? Oppure i temi e i tempi molto molto limitati, se no diventa veramente problematico. E questo potrebbe essere il piano B, perché certamente allora noi diciamo l'abrogazione è il primo. Ecco, no, noi pensiamo che davvero sarebbe bene toglierlo di mezzo, sì, e lavorare magari in seconda battuta insieme, quindi proporci, dare la disponibilità per partecipare insieme a un tavolo tecnico per ragionare su una modalità davvero eventualmente diversa di applicare il tema della cessione credito, che certamente insomma qui il fatto che non si possa poi, il distributore non possa andare a bussare alla porta delle banche per esempio, è certamente molto decisamente penalizzante. Però ecco, se arrivassero segnali da questo governo che quantomeno si può discutere, riconsiderare il meccanismo, certo che non ci tiriamo indietro, insomma cerchiamo sempre da un risultato massimo, il male quale il male minore, certo, può essere. Allora io prima accennavo al tema che col presidente Galli della prossima legge di bilancio, con le sue tempistiche chiaramente, quindi è chiaro che se va bene mi azzardo a dire speriamo di ottenere qualche risultato positivo entro la fine dell'anno, ma nell'immediato sarà complicato. Legge di bilancio, e su questo abbiamo certamente l'intenzione, ripeto, di lavorare con le associazioni di filiera, segnatamente poi con Confcommercio, e però portando avanti iniziative congiunte con il mondo dell'installazione, degli artigiani. In questo momento devo dire in particolare CNA insieme anche a Confartigianato, consumatori diverse, queste sono realtà che hanno già assunto una posizione molto netta, coinvolgendo anche ancora l'antitrust proprio con una segnalazione specifica che mi auguro porti risultati positivi prima possibile. Scusate, ma quando mesi e mesi fa, quando si cominciò a parlare di questo provvedimento, c'era qualcosa che invece vi faceva ben sperare e che poi non è andata nel segno che esattamente vi piace? Ma allora in realtà devo dire che perché il discorso della cessione del credito, perché noi immagino non ci sia un criminale che la pensa per fregare. Il discorso della cessione del credito era già stato introdotto in materia di sisma bonus, vado a memoria ma credo di non sbagliare, però anche con meccanismi che lasciavano aperta la porta poi di
acquisire il credito, ma di poterlo poi cedere a propria volta, sì, alle banche, per esempio, cosa che non è stata più prevista, e non so bene dire e capire quale sia, o meno, non voglio essere malizioso e non voglio fare considerazioni su questo. Beh, però tutto il provvedimento fatto così grave su che cosa? Sul fatto che la finanza ce la mette, ce la mettiamo noi. Sì, sì. Quindi così vi sarebbe piaciuto? Beh, diciamo che poteva rappresentare un altro, insieme alle detrazioni così come sono, insieme al conto termico con le sue limitazioni, poteva dare un'altra scossa al mercato. Ma qui davvero il messaggio sembra essere inequivocabile, spero e mi auguro involontariamente inequivocabile, ovviamente, cioè ci sono delle grosse opportunità di business che possono essere colte però inevitabilmente da pochi. Ora, naturalmente, siccome noi, il nostro mercato è fatto da una forte anche sinergia col mondo degli artigiani e degli installatori, non solo Angasa si preoccupa dei propri, dei distributori, ma ritiene che sia importante che non scompaia, non escano dal mercato anche tutta una serie di imprese, di installazioni, di operatori con i quali si è costruito nei decenni il mercato. Mi associo pienamente a questo. Quindi, da cosa si parte? Quale sarà la prossima mossa che farete insieme? Credo che faremo quello che ha detto il dottor Bizzi, di muoverci e di andare in commercio a sollecitare evidentemente un loro intervento, quindi ci muoveremo in comune accordo, certo, con Angasa e con Federcomite in particolare, e per muoverci e andare in quella direzione. Noi ovviamente adesso come federazione, visto che i nostri associati, tanto chiederò ai nostri associati di sentire questa intervista, così almeno hanno già un'idea di come abbiamo intenzione di muoverci, però adesso faremo un comunicato ai nostri associati dove diremo che la federazione FME ha preso piena posizione anche lei in questa, su questo tipo di provvedimento, e da adesso in avanti tutte le iniziative che loro vorranno portare avanti, diciamo che noi prendiamo loro un po' come polo guida, certo, certo. Siamo arrivati ben dopo, e ben venga, però ci associamo più di volentieri. Benissimo, allora attendiamo le prossime mosse. Grazie. Grazie.